Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, eccoci qua, eccoci di nuovo con voi, naturalmente a parlare della formazione di Valbondione, Re del Sole, che dopo tre partite del campionato 2015-2016 nel gruppo B, girone B, è prima in classifica a punteggio pieno. Tre vittorie su altrettante tre partite, 13 gol fatti, 4 soltanto quelli subiti. Ha fatto meglio anche dalla formazione che a detta di tanti dovrebbe essere la mazza campionato, vale a dire la Futsal Cavellas Caveias di Entratico, che ha gli stessi punti anche se ha subito qualche gol in più. Ma naturalmente è presto per fare congetture, è presto per così dire. Chiedo scusa l'interruzione, ha fatto partire il cronometro, dicevo è presto per così dire avere delle sensazioni che possono portare la squadra a primeggiare, però insomma rispetto all'anno scorso sicuramente il campionato è completamente diverso. Parliamo invece della squadra che è schierata da sinistra a destra con la maglia arancio e bianca, la formazione della ZA Servizi Immobiliari. Tre partite giocate, una vittoria, un pareggio, una sconfitta e 9 gol realizzati e 10 quelli subiti. Insomma, sicuramente una partita che può essere pensata, che nonostante questo è quarta in classifica, assieme all'Entrati con 1998 che i ragazzi di Valbondione hanno battuto settimana scorsa. Poi ci sono una sfilza di squadre, esattamente 5 a quota 3, chiudono il Sarnico Orange e l'Asitec a quota 1. Dunque campionato sicuramente interessantissimo e adesso vediamo che cosa succede. Attenzione intanto a Paolo Fornoni, una cannonata su punizione, pallone deviato. Vi do dopo questa azione le formazioni sul terreno di gioco con la ZA Servizi Immobiliari di Gazzaniga, che schiera con il numero 1 Roberto Maffeis, con il 2 Nicola Balini, il 4 Stefano Occioni, il 5 Diego Ghilardi, poi con il 9 Roberto Anesa, il 10 Mattia Balini. Attenzione intanto, sbaglia la mira, si avventura fuori ancora Roberto Conti e buon per lui che gli avversari hanno sbagliato, non hanno inquadrato la porta. Per quanto riguarda il resto della formazione, dicevo col 10 Mattia Balini, con l'11 Massimo Martinelli, col 12 Massimo Rocchetti, con il 20 Paolo Capitagno. L'allenatore Luca Giovanni Zenoni, che ha portato con sé in panchina tutti i giocatori che non sono in campo, faccio presto a dirlo, visto che appunto sono tre a disposizione, tre a disposizione appunto del mister Zenoni. Intanto vediamo, siamo sempre sullo 0-0, attacca Fulvio Piffari, la sua conclusione non trova lo spiraglio della porta e allora adesso riparte la rimessa del portiere. Vi ricordo che l'arbitro è il signor Antonio Zanga, la nostra vecchia conoscenza, abita in Via Lunga ad Albino, in pratica il paese è Vallalta di Albino. Tanto viene avanti per la conclusione Mattia Balini, fuori misura, e il capitano. Stanno ancora studiando le due formazioni con Piffari, che aveva invitato il lancio di Roberto Conti da una parte, Piffari è andato dall'altra. Tanto attenzione ancora a questo tentativo fermato da Enrico Conti. Sono tre Conti a disposizione, due sono in campo, Roberto ed Enrico, mentre il fratello di Enrico, che è di nome fa Riccardo, è invece in panchina. Attenzione intanto, scivola Omar Donati, riesce però a recuperare la sfera. La manovra ancora il portiere, maniera pericolosa, bello il lancio, però non si chiude il tentativo di triangolo. Proteste per una mancata concessione della regola del vantaggio. L'arbitro ha fermato il gioco quando c'era in attacco la formazione con la maglia arancio. Nulla di fatto su questo lancio, controlla Riccardo Conti. Siamo al quarto minuto di gioco, 0-0,
tenta l'1-2. Mancano alcuni pilastri come Fabio Semperboni, come Manuel Simoncelli nelle file della formazione di casa, che dunque deve fare i conti con alcune assenze. Attenzione, bello il passaggio da parte di Massimo Martinelli e la conclusione di Mattia Balini, però sibila vicino al palo ma termina a fondo campo. Dunque prima Insidia, Roberto Conti scambia con Enrico Conti, tocco dietro di Paolo Fornoni, il lancio di prima intenzione, la conclusione esattamente di Diego Ghilardi, pallone appena sopra la trasversale. Io devo chiedere scusa, ogni tanto ahimè gli acciacchi di stagione sono in agguato, anzi mi hanno già colpito la tosse dell'accidente che non mi consente di fare la cronaca nelle migliori condizioni. Bello Piffari, tenta la conclusione, palla ribattuta ancora da Ghilardi, fallo laterale, rimessa in gioco, ancora l'1-2, non si chiude Piffari, invece va al rinvio Rocchetti, Massimo Rocchetti, pallone in fallo laterale, rimessa in gioco effettuata, ancora il gioco di gambe, ma chiudono bene i ragazzi della ZA Servizi Immobiliari, mentre vanno all'attacco sulla sinistra, dove però viene chiuso a loro il gioco, mentre arriva anche Stefano Simoncelli. Attenzione Piffari, Piffari chiuso nel momento della conclusione, tutto regolare, vanno all'attacco, la spinta, si salva con un po' di astuzia la squadra dell'Edilsole, con Piffari che però ha protestato nei confronti del signor Zanga per una chiusura in due, forse anche in tre su di lui, però non hanno commesso fallo e l'arbitro aveva ragione. Allora calcio di punizione sul pallone per la battuta Nicola Balini, attenzione, e poi la grande parata, ancora il colpo di testa, si gioca sullo stretto, arriva ancora Enrico Conti e il tocco centrale, peccato non c'è nessuno pronto a raccoglierlo, il pressing sotto porta, gli ruba il pallone Balini e poi Conti e poi non riesce a servire Paolo Fornoni, che questa sera veste la maglia numero 10. La numero 11 è sulle spalle di Fulvio Piffari. Rimessa in gioco, attenzione, ancora il tentativo Ghilardi, fermata la sua azione. In qualche modo Piffari cerca di andarsene, fermato in modo falloso. L'arbitro fa riposizionare il pallone nella posta giusta. Tanto attenzione, dribbling continuato, poi decide di scaricare in porta una conclusione, però da posizione quasi impossibile, e la palla termina sull'esterno della rete. Ancora in avanti, arriva ancora Conti a disturbare in fase di interdizione questo ragazzino veramente bravo. Paolo Fornoni, ancora difficile, attenzione, e c'è l'autogol di Rocchetti. Siamo all'ottavo minuto, noi assegniamo il gol come ormai si usa fare a Paolo Fornoni, anche se mi pare di poter dire che sia stato più un autogol che non, anche se il tiro di Fornoni comunque ci poteva stare. Omar Donati va a chiudere la strada al capitano Mattia Balini, che va alla rimessa, scambia con il portiere, ancora questo intervento, vediamo Piffari, Piffari, bella l'azione, forse poteva giocarlo ancora verso Piffari. Una conclusione, si salva con i piedi Rocchetti, Massimo Rocchetti usa l'esperienza questa volta per salvare
salvare un gol che sembrava fatto, anticipato da Aguilar di Paolo Fornoni, la rimessa in gioco Omar Donati e ne sale in avanti Roberto Conti, scambia con il suo omonimo ma non parente Enrico, conclusione ancora fuori misura da parte dell'ex giocatore della Vertovese. Attenzione, intanto scarica il sinistro Paolo Fornoni, il pallone è terminato fuori, rimessa in gioco per la conclusione di Mattia Balini, palla alta sopra la trasversale. Diamo un'occhiata al cronometro, 10 minuti di gioco nel primo tempo con l'Edilsole in vantaggio per 1-0, il gol realizzato, ripeto, su tiro di Paolo Fornoni, complice una deviazione fortuita dello stesso portiere che non è riuscito a trattenere il pallone, questo gli è sfuggito all'interno del piccola linea di porta. Intanto sbaglia ancora, sta sciupando, è già la terza palla gol che sciupa Mattia Balini, e bravo Piffari, e poi va a sparacchiare. E ancora una volta Massimo Rocchetti ci mette una pezza. Risponde subito al tentativo dei giocatori della ZA Servizi Immobiliari, squadra di Gazzaniga. Rimessa di Omar Donati, Roberto Conti, ancora questo pallone, ancora attenzione Ghilardi, la conclusione, il gol da parte del numero 11, e si tratta di Massimo Martinelli che dunque impatta il punteggio all'11° minuto. Preso nota dunque del pareggio realizzato con un veloce contropiede, ancora in copertura Piffari cerca di andarsene, è chiuso in mezzo a tre avversari, palla in out, la rimessa è da fondo campo, dice il signor Zanga, no, in fallo laterale a favore della formazione in maglia bianca. Sergio Donati verso Roberto Conti, ancora Piffari, conclusione deviata da Nicola Balini in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina, Paolo Fornoni non riesce a trovare il compagno, chiuso in mezzo a due, anche in questa occasione niente regola del vantaggio. Calcio di punizione, ci sono le proteste, anche in questa occasione c'era un'evidente regola del vantaggio, l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione. Vediamo la rimessa del portiere, lunga per l'autore del gol, Martinelli, palla a fondo campo, rimessa in gioco, Fornoni, Roberto Conti, alza la sua testolina, Conti, il portiere Rocchetti, bravo. Chiama il tempo ai suoi compagni e cattura il pallone. Omar Donati allo scambio, ancora Omar, conclusione centrale. Rocchetti si accartoccia e abbranca il pallone. Subito cerca di rimetterlo in movimento Ghilardi, niente di fatto. Paolo Fornoni, fermata la sua azione, e qui c'è la grande parata ancora di Roberto Conti, anche se il tiro di Nicola Balini era piuttosto centrale, ma insistono in avanti quelli della ZA, ripeto, hanno un buon attacco, e qui sbaglia clamorosamente Martinelli. Hanno realizzato 13 gol, tanti quanti ne ha realizzati l'Edilsole, ne ha subiti però 3 in più, l'Edilsole 4 e loro 7, dunque sicuramente però stanno facendo troppi errori in difesa, bravo Paolo, troppi errori in difesa quelli dell'Edilsole, permettendo troppe azioni
troppe azioni. Intanto quando siamo al 14esimo minuto, quasi 15, mi dice la nostra Emi Moretti che dietro alla telecamera comincia a redarguirmi sui tempi di gioco. L'arbitro chiama il tempo chiesto dalla formazione dello ZA, vi dicevo, la classifica con l'Edil Sole a quota 9 assieme ai ragazzi di Entratico della Futsal Caveias, poi Lamparanoia a quota 6, quindi la ZA, la squadra che sta giocando adesso, e i ragazzi che sono stati battuti settimana scorsa dai ragazzi dell'Edil Sole, che hanno pure 4 punti. Poi più giù a quota 3 il San Paolo, il Barspicchio, Collettivo Confusione, Arenamenti Cortinovis e la nuova Virtus Leffe a quota 3, Sarnico e Asitec a quota 1. Sono 12 le squadre, dunque ci saranno 11 partite nel girone di andata e 11 nel girone di ritorno, girone di andata che dovrebbe concludersi sicuramente rispettando i tempi entro la metà di dicembre, e poi ci sarà la pausa di circa un mesetto e si ripartirà con il girone di ritorno. Dunque campionato lunghissimo, attenzione Paolo, la conclusione, e ancora una volta Rocchetti che si oppone con evidente tempismo e riesce a chiudere la strada a Paolo Fornoni. Rimessa in gioco, Rocchetti verso Mattia Balini, ancora un pallone conquistato a metà campo, Fulvio Piffari, dribbling, fallo abbastanza evidente di Nicola Balini proprio nella zona centrale del campo. L'arbitro giustamente fa rettificare di qualche decina di centimetri il pallone. Paolo Fornoni sul pallone potrebbe anche scaricare verso Omar, vediamo cosa decide Paolo Fornoni, va alla conclusione e c'è il gol di Paolino al 15esimo, tenuto conto del minuto di sospensione siamo al 15esimo. E dunque passa in vantaggio di nuovo, ma non sarà certo una passeggiata, ci sembra di poter dire, perché i ragazzi della ZA Servizi Immobiliari sono davvero bravi. Attenzione, ancora un pallone conquistato da Nicola Balini, non riesce però a chiudere, riparte la squadra dell'Edil Sole in maglia bianca. Enrico Conti, conclusione deviata con la schiena dal numero 5 Ghilardi, Diego Ghilardi, calcio d'angolo battuto verso il portiere, avanza Roberto Conti, parte la conclusione e per poco non ne approfitta Fulvio Piffari, che forse commette il fallo sul portiere, del resto aveva perso il pallone Rocchetti. E allora Piffari è entrato magari forzando un po'. Attenzione, conclusione a fil di palo di Fulvio Piffari con il pallone, che questo per dire la potenza del calcio, della conclusione di Piffari, addirittura divelto quella che è la recinzione del campo sportivo del palazzetto dello sport, quindi va al Bondione. Buono l'anticipo da parte di Omar Donati, tenta di andarsene Piffari, nulla da fare. Riparte la formazione di Galzaniga, siamo a 3 minuti dal termine, più un eventuale recupero semmai l'arbitro lo assegnerà. 2-1 per l'Edil Sole, che va a rimettere in gioco nella propria tre quarti. Conti avanza, parte il suo tocco liftato, non ci arriva Paolo a controllare, pallone che termina a fondo campo dall'altra parte. Rocchetti, Nicola Balini, Rocchetti,
parte il lancio rasoterra verso l'autore del gol che era valso il momentaneo pareggio, Martinelli. La palla è uscita nonostante il disperato tentativo di Fulvio Piffari e dunque si riparte con la rimessa dal fallo laterale. Assegnata Mattia Balini, il capitano, cerca lo scambio con Martinelli, il tocco dietro Ghilardi, ancora Martinelli e c'è un retropassaggio ed è bravo ancora Conti a evitare il calcio d'angolo. Riparte velocissimamente Conti, vede Omar Donati, poi Fornoni che naturalmente cerca anche di far stancare gli avversari. Ancora Omar Donati, siamo a 2 minuti dal termine più o meno e la formazione dell'Edilsole è in vantaggio per 2-1. Ancora Conti, conclusione troppo centrale e allora Martinelli cerca, però è un po' troppo lezioso il suo movimento, tentativo di girare, la cosa non gli riesce. Nicola Balini va alla conclusione, il suo omonimo Mattia, però l'arbitro era intervenuto a segnare una spinta su Enrico Conti, battuto, calcio di punizione e la conclusione veloce di Paolo Fornoni ribattuta da Ghilardi. Ancora retropassaggio, portiere Donati, ultimo minuto di gioco. Paolo Fornoni, attenzione, parte il contrasto di Donati nei confronti di Nicola Balini, palla che si alza a campanile e termina fra le braccia di Roberto Conti, corso ancora qualche rischio. Paolo Fornoni, già autore di 2 gol, facciamo 1,5 se preferite. Sbaglia il pallone di ritorno Roberto Conti, gioca la palla in movimento Ghilardi, l'arbitro gli dice no, bisogna giocarla da fermo. Bello questo passaggio, Mattia Balini che è l'uomo dai piedi buoni in qualche modo. Donati va a chiudergli la strada, la palla termina in out, rimessa in gioco ancora Ghilardi, attenzione, si libera per la conclusione, una smanacciata, siamo al 20° esatto, una smanacciata di Roberto Conti, evita la capitolazione il 2 pari. Ancora dalla bandierina un rasoterra che attraversa tutta l'area di rigore e termina in fallo laterale dalla parte opposta. Il lancio arriva Roberto Conti, Piffari non riesce a chiudere, attenzione, conclusione di Ghilardi, ancora fuori dallo specchio, dalla porta, e arriva il fischio del signor Antonio Zanga e finiscono i primi 20 minuti esatti di gioco con il risultato di 2-1 a favore della formazione di casa, che però dobbiamo dire in difesa ha concesso davvero troppo, almeno 4 nitide palle gol ne ha costruite un paio anche la formazione dell'Edilsole, però in difesa ha concesso davvero troppo e sicuramente bisognerà sistemare qualcosa. Bene, per il momento è tutto, noi ci fermiamo qualche istante, ci sentiremo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. Inizia il secondo tempo, i secondi 20 minuti, solo un golletto da difendere per i giocatori in maglia bianca, giocatori che sicuramente puntano alla 4ª vittoria consecutiva e questo vorrebbe voler dire certamente cammino strepitoso. Vediamo il pallone, tanto vediamo, è entrato sul terreno di gioco il numero 4, è entrato il numero 4 sul terreno di gioco nella formazione della ZA, il numero 4, si tratta di Stefano Occioni, questo è il cambio, è uscito, stavo guardando, Martinelli l'autore del gol, dunque vediamo se ci sarà più consistenza in attacco, anche se mi pare che Stefano Occioni gioca in marcatura, perlomeno così ci pare, infatti ha preso in consegna Fulvio Piffari e licenza di sganciarsi un po' di più c'è la Nicola Balini. Roberto Conti, il suo passaggio e attenzione perché questa volta il pallone era pericoloso, interviene Roberto Conti onde evitare la beffa, smanaccia in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina, battuto Nicola Balini, conclusione, ci mette il piedone
Fornoni, palla in out, in calcio d'angolo, chiedo scusa, la rimessa, pallone largo, arriva Mattia Balini, dribbling sullo stretto, e ancora una volta è Omar Donati che va a chiudere e impedire al pallone di infiltrarsi fra un po' di gambe. Adesso viene avanti ancora Nicola, cerca lo scambio con l'ultimo entrato Cioni, palla deviata in fallo laterale, rimessa in gioco Nicola, ribattuta, si stanno sfogando, stanno calciando da tutte le parti i giocatori della ZA. Parte adesso la rimessa, ancora Nicola, il tocco verso Ghilardi, arriva, si impossessa, però non c'è superiorità numerica e Paolo, che forse voleva superare l'avversario per poter crossare poi verso Piffari, non riesce a mantenere il pallone in campo, che è già terminato sull'attacco dei giocatori Orange, è già terminato in fallo laterale. Rimessa in gioco, Ghilardi verso Mattia Balini, riesce a mantenerlo e mantenerne il possesso, va a una mezza girata però da posizione quasi impossibile e la palla termina attenzione il calcio d'angolo, il pallone allontanato e l'ultimo a toccare è stato Ghilardi e dunque la rimessa è per i Valbondionesi, mi pare che si possa dire anche così. Perdono il possesso, lo riconquista Omar Donati, davvero bravo ancora una volta a chiudere. Mattia Balini è libero e cerca di andarsene, c'è il gol da parte di Ghilardi, lasciato libero, ha provato a parare, siamo al terzo minuto di gioco e c'è il 2-2. Bella azione, tiro non irresistibile ma forse è arrivato davvero con un attimo di ritardo Roberto Conti, ha deviato il pallone che però è terminato nell'angolino, la rimessa dal fallo laterale con le mani Omar Donati, involontario sicuramente ma il fallo c'è stato, la battuta dal calcio di punizione Nicola Balini, tocco proprio verso l'autore del gol del 2 pari, va a chiudere su di lui Enrico Conti. Pallone in out, restano ancora 16 minuti di tempo per le due squadre per superarsi. Ancora Nicola Balini verso il portiere Rocchetti. Rocchetti fa partire il lancio proprio sui piedi di Ghilardi ancora e poi va a una conclusione, una mezza ciabattata, senza pretese, senza infastidire il portiere. Tanto stavo guardando il numero uno, il portiere che è in panchina, Roberto Maffeis, è del 69, poi abbiamo Roberto Anesa, anche lui in panchina, che è del 71, anche lui giocatore di grande esperienza qualche anno fa, anche lui ha calcato tantissimi campi nella nostra provincia, e poi un altro veterano, Massimo Rocchetti, il portiere che però si sta disimpegnando bene, attenzione Piffari! Tenta la conclusione, non trova però l'angolino ma la deviazione del numero 10. Rimessa in gioco, Paolo Fornoni verso Conti, Conti mantiene il possesso, va sul fondo Conti, il suo cross ribattuto e poi il rinvio. Omar Donati forse poteva tirare, non se l'è sentita, voleva andare in porta col pallone questa volta. Piffari e c'è il gol di Piffari al quinto minuto e qualche colpa qui ce l'ha il portiere. Gol del 3-2, non stanno per tanto tempo sul risultato di parità i giocatori della ZA. Subito c'è stata la pronta reazione al terzo, il gol del 2-2 e al quinto minuto il gol del 3-2 realizzato da Piffari. Rimessa in gioco Mattia Balini, azione buona, attenzione Giandare Piffari e invece non ha forse non è forse scattato, Paolo lo voleva servire qui sulla destra e invece il
passaggio non è stato recepito. Qui intanto Roberto Conti sventaglia in avanti, pallone che colpisce il soffitto in le travi lamellare del palazzetto dello sport. Attenzione, proteste per un fallo di mano. L'arbitro dice l'ha preso con il fianco, non ci giurerei. E qui il colpo di testa ancora di Ghilardi, che per poco non trova il gol del 3 pari. L'ammonizione al secondo portiere, e si tratta di Paolo Capitanio, che è il secondo portiere. Ammonito anche il numero 20 Paolo Capitanio, sì appunto, ma poi anche il secondo portiere, che non si è ancora svestito, pertanto non conosco. Attenzione, conclusione, una puntata di Mattia Balini, non trova però lo specchio della porta, ma soffre l'Edilsole, non riesce, siamo al 7° minuto, a trovare conferme in difesa. Corrono parecchio, dobbiamo dire che i ragazzi della ZA stanno correndo come forsennati. Non ha ancora cambiato niente Fabiano, dunque forse bisognerebbe dare un po' di respiro magari a Trivella o qualcuno, mentre vediamo Roberto Conti tergiversa, poi dà il pallone a Enrico Conti, da questi a Omar Donati. Ancora scambiano i due, eccolo ancora il passaggio di ritorno, corre qualche rischio Roberto Conti, ma riesce a servire Donati, che però non sfugge al controllo del suo avversario. La rimessa dalla tre quarti, dal fallo laterale, eccola lì la battuta, siamo all'8° minuto. Il pallone che arriva a Piffari non riesce a controllarlo, o perlomeno lo fa in un secondo tempo. Va un tiro cross, palla che termina in fallo laterale dalla parte opposta dove ha scoccato il tiro. Riparte con Ghilardi la formazione, c'è una trattenuta da parte di Omar Donati, il signor Zanga ha fatto segno che gli ha tirato la maglietta. Calcio di punizione, Nicola Balini sul pallone, vediamo due uomini in barriera, parte Balini, preferisce servire per la conclusione fuori misura Stefano Occioni. Mentre c'è un cambio, esce Mattia Balini ed entra con il numero 20 Paolo Capitanio. Dunque attenzione Piffari in mezzo a tre, è difficile riuscire a sgusciare. È in vantaggio, è vero, Edilsole, ma non vuole correre i rischi. Ancora il pallone per la conclusione, ancora di Piffari, senza centrare lo specchio. Controllo di Paolo Capitanio, viene fermata in qualche modo la sua azione, anzi no, e c'è la conclusione. Grande parata da parte di Roberto Conti con Mattia Balini. Ancora il pallone, la conclusione da parte di Ghilardi, e la palla che termina a fondo campo. C'era però un fallo nei confronti di Piffari, l'arbitro ha lasciato proseguire compensando un po' quello che era successo prima. Fallo laterale, Occioni l'ultimo a deviare, rimessa in gioco per l'Edilsole. Piffari dribbling a rientrare, però deve toccare il pallone fuori. Siamo al 10°, ancora 10 minuti, siamo sul 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1. È stata raggiunta sul 2-2 e poi adesso poco fa ha ottenuto il 3-2. Adesso Enrico Conti va a calciare, vediamo, esce, eccolo qua il cambio auspicato anche dal sottoscritto, entra Eric Donati, esce Fulvio Piffari, probabilmente un po' affaticato. Calcio d'angolo, lo batte Enrico Conti, l'uomo in più quest'anno della formazione dell'Edilsole, aspettando naturalmente il rientro di Stefano, che non si decide a rientrare, continua a dire che gli fa male il polpaccio, la caviglia, non so, per me gli fa male qualcosa d'altro.
e allora non è ancora pronto per rientrare. Comunque veramente dobbiamo dare i complimenti a questo ragazzino che sta giocando veramente bene. Il lancio troppo profondo, Rocchetti non si lascia sorprendere. Ghilardi stoppa bene il tocco a seguire, Paolo Capitanio non riesce a contenere, poi ancora Olcioni va alla conclusione ribattuta da Donati. Grande partita di Donati in chiusura, ancora la conclusione di Ghilardi ribattuta ancora questa volta da Paolo Fornoni e poi questo pallone deviato dallo stesso Fornoni. Siamo all'undicesimo e qualche spicciolo di secondo ed il sole 3 ed il sole 3 e invece la formazione del ZA Immobiliare ha due gol, 3-2 il punteggio. Attenzione la conclusione, lì pallone che è rimasta sui piedi di Omar Donati, però non è riuscito, gli è capitato proprio sotto i piedi, non è riuscito a calciare e soprattutto a trovare il pallone come voleva. Adesso c'è il pressing a tutto campo da parte della formazione dell'Edilsole. Capitanio alla rimessa proprio alla linea centrale del campo, la chiusura di Eric Donati e qui c'è la conclusione, il gol, gol di Ghilardi, il gol del 3-3. E quando siamo al dodicesimo abbondante, Ghilardi riporta la situazione in parità, tre pari. L'ho detto che è una partita difficile, ho detto che i ragazzi della ZA stanno davvero giocando bene, ma soprattutto stanno creando preoccupazioni di una certa azione, una certa pericolosità proprio sotto porta. E anche in questa occasione c'è stato il gol realizzato da Ghilardi. Calcio di punizione, posizione defilata fuori dall'area di rigore. Ghilardi, eccolo la conclusione ribattuta da parte di Donati che è uscito prima di tutti dai blocchi ed è andato a chiudere la conclusione del numero 2. Qui c'è, pensavo gli fosse partita una scarpetta, invece ha mandato per aria la borraccia. Attenzione, viene avanti Nicola Balini, la grande parata con i piedi, si dispera in panchina Fabiano Trivella. Per me se perdono questa sera, domani al suo negozio aumenta tutto. Parte il calcio di punizione e attenzione, bravo per il colpo di tacco ancora Ghilardi. Pallone ancora conquistato da quelli della ZA, altra conclusione, sono in tilt i ragazzi dell'Edilsole, mancano 6 al termine e chi attacca di più è la formazione maglia bianco-arancio. Calcio di punizione per il fallo di mano intuitivo, istintivo per meglio dire, battuto Omar al fratello Enrico che cerca di andarsene, lo ferma però Ghilardi, palla in fallo laterale, paio di metri più in su, credo che cambi poco. Eccolo, attenzione, Conti sta in porta, sciuppa tutto stasera Conti rispetto alle altre tre uscite che aveva salvato, l'ha fatto ancora delle buone parate ma non è stato così proficuo come nelle partite precedenti. Intanto qui Donati che adesso va a un fallo da tergo e finisce sul taccuino, ammonito Omar Donati, l'arbitro non gli ha fischiato un fallo a favore, lui è entrato un po' alla kamikaze. Siamo al quindicesimo, esatto, quindicesimo e 30, calcio di punizione, la palla deviata, ma forse questa volta Donati ha ragione, pensavo l'avesse deviata Paolo Capitanio, l'arbitro dice di no, calcio rimessa dal fallo laterale, Eric si immola e va a ribattere questo pallone.
ancora una battuta e c'è, manca forse quella che poteva essere la più ghiotta delle occasioni, il numero 4 Occioni giochicchia, poi il pallone però arriva a Ghilardi che è l'uomo più pericoloso e poi l'ultimo a deviare sul tiro di Balini. Esce Occioni, rientra Martinelli. E ricordo 3-3 a 4 minuti al termine. È troppo lungo, ha tentato il dribbling col colpo di tacco Paolo, non c'è riuscito. Mentre ancora un retropassaggio con il lancio da parte di Rocchetti. Ancora Enrico Conti. Bello il tocco Enrico Conti, però il pallone arriva in area. Dall'altra parte Roberto Conti intercetta, pallone lungo, retropassaggio, non corriamo pericoli, eccoli qua, Martinelli intercetta però non riesce a trattenere. La rimessa in gioco effettuata, 3 minuti e mezzo al termine, forse 3, dopo ci sarà forse un attimo di recupero. Paolo Fornoni, palleggio aereo e conclusione al volo, palla alta sopra la trasversale, Capitanio, ancora al portiere Rocchetti, il suo lancio, Martinelli, attenzione Martinelli, dietro c'è Capitanio, credo qui questa volta forse il fallo è stato commesso da tutti e due i giocatori, l'arbitro ha optato per il fallo di Enrico Conti, tra l'altro era un'azione che poteva tramortarsi in modo pericoloso nell'area avversaria. Vabbè, calcio di punizione. Paolo Capitanio per la conclusione, ribattuta, la conclusione che manda a gambe per aria anche il nostro Enrico, che comunque non si fa niente. Rimessa, retropassaggio, Martinelli cerca un colpo di testa, impossibile sorprendere portiere Omar Donati, Enrico Conti, c'è una marcatura rigidissima, attenzione, peccato, e c'è il fallo per gioco in scivolata da parte di Enrico Conti, viene avanti, no, la squadra avversaria, e qui nasce il gol davvero incredibile, credo un autogol da parte di Eric Donati, dunque al 17esimo secondo il mio cronometro, 19esimo più o meno, autorete. E si trova in vantaggio la ZA per 4-3, rocambolesca. La rimessa per i giocatori di Gazzaniga, Rocchetti lancia via il pallone, non lo controlla Paolo, c'è il pressing in due su Capitanio, pallone in fallo laterale, sale per la rimessa Nicola Balini e qui si profila la prima sconfitta, mancano veramente poco, un minuto e mezzo circa la conclusione, poi vedremo se ci sarà qualche attimo di recupero, ma è davvero difficile riuscire a recuperare almeno sul pareggio questa partita. Non mi è piaciuta in difesa la squadra dell'Edilsole questa sera, sicuramente la bravura di Fabio Semperboni nelle chiusure questa sera si è fatta sentire, vi ricordo che manca anche Manuel Simoncelli nella rosa dei giocatori, è fuori ancora per un infortunio e questo naturalmente ha vanificato. Intanto Martinelli va a provocare un po', l'hai tirata fuori, hanno ragione insomma, in maniera un po' beffarda diciamo. Tanto viene avanti Roberto Conti, c'è ancora Roberto,
Attenzione, il fallo di Capitanio, siamo proprio nei secondi finali e c'è ancora la punizione. È ancora Capitanio che poi va a spingere un po'. Attenzione ragazzi, non perdiamo la testa, stiamo giocando solo per divertirci. Fallo l'hai commesso due volte, Capitanio, è vero che avrai giocato a certi livelli per il passato, ma attenzione Paolo Fornoni. Rocchetti ha sistemato la barriera, posizione centrale, parte Paolino e la grande parata, e finisce con questa occasione la partita con la vittoria da parte della formazione lo ZA Immobiliare, che sono saliti a Valbondione certamente agguerriti, hanno trovato per la verità non la più felice serata da parte dei giocatori allenati da Fabiano Trivella. Troppi gli svarioni in difesa, hanno concesso almeno 5-6 palle gol a parte i 4 gol realizzati, e alla lunga questo ha penalizzato la squadra in maglia bianca. Dunque adesso bisognerà attendere gli altri incontri di questa quarta di campionato, ma arriva dopo 3 vittorie consecutive la prima sconfitta per la formazione del Lady il Sole, che naturalmente dovrà riflettere, se vogliamo, su quella che è stata questa sconfitta e soprattutto questa partita che, ripeto, ha segnato un passo indietro rispetto alle buone prestazioni fin qui offerte. Bene, con questo è tutto, vediamo se riesco a sentire qualcuno, ma credo che dopo la vittoria non sia certamente facile. Vediamo se il presidente Sergio Donati viene qui a rilasciarmi qualche dichiarazione. Vieni, arriva Nicola Balini, ha ragione, lui è il vincitore. Allora, eccolo qua, bravo, complimenti, avete giocato davvero in maniera egregia, niente da dire, insomma avete risposto colpo su colpo, avete sbagliato tra le altre cose 3 o 4 occasioni, dunque posso dire che avete meritato la vittoria, dai. Sì, beh, abbiamo sbagliato il primo tempo soprattutto, un po' di troppa fretta nel tirare, il portiere era fuori, però sì, è indubbiamente meritata. Una bella squadretta, tra l'altro posso dire, da quello che ho visto, che correte fino al 40° minuto. Sì, si prova almeno. C'è una bella preparazione dietro. Sì, abbiamo giocato fino a poco tempo fa, 11, un po' tutti. Sì. Allora, la tua carriera, la tua passione, dai, sì. Dalle varie categorie del calcio a 11, adesso sei approdato qui, sei ancora giovane, perché questa scelta? No, perché la domenica bisogna un po' staccare, sì, volevo provare un po' altri sport, inizio tennis. Poi il calcio a 5 si gioca solo la settimana, un gruppo di amici che comunque conosco da un po' di tempo e per questo. Sì, quindi è un po' meno impegnativo rispetto al calcio a 11. Esatto, ho visto che siete abbastanza amalgamati. Sì, è anni che giochiamo insieme. Siamo partiti dal gruppo E 7-8 anni fa. Siamo saliti, aiutavamo noi che giocavamo a 11, un po' così, e il gruppo è quello. È un po' la storia delle Lady il Sole, dunque l'avete anche voi. Sì, e speriamo l'anno prossimo andare nell'A. Speriamo davvero anche per voi, naturalmente. A questo punto questi 3 punti sistemano la classifica? Sì, leggermente, adesso a 7, loro erano a punteggio pieno a 9, ci avviciniamo e è lunga ancora. Poi sarà quel che sarà. Esatto. Grazie. Ciao Nicola, auguri. Ciao, grazie. Allora, dopo l'intervista, voleva mandarmi a casa la nostra operatrice, io insisto per darvi il risultato finale, 4-3 a favore della formazione di Gazzaniga, una squadra, ripeto, preparata sotto l'aspetto fisico abbastanza bene, poi giocatori naturalmente di una certa esperienza, giocatori che hanno anche un po' irretito, posso dire così, i ragazzi di Valbondione, e alla lunga questo l'hanno un po' pagato, però devo dire che la squadra di Fabiano Trivella vista questa sera non era quella delle 3 precedenti uscite. Tempo per rifarsi ce n'è, ci mancherebbe, magari iniziando proprio dalla prossima partita di settimana prossima. Con questo è tutto, saluto un'inquadratura per i supporter, soprattutto con Stefano che ha gridato come un pazzo per tutta sera, ha ancora il gambone ingessato, vabbè, lo perdoniamo, ma per me c'è sotto qualcosa d'altro, lo vedremo presto scendere in campo a dare manforte ai suoi amici compagni. Grazie è tutto, grazie naturalmente a Imi Moretti per le sue immagini, a tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Ci vediamo e ci sentiamo settimana prossima.